nostro capitano Davide Marra, a due giorni dalla sfida di campionato, la nostra prima sfida dell'anno di questo 2019 contro i campioni del mondo di Trentino Volley. Iniziamo subito con le domande dei giornalisti presenti. Eugenio Mercuri, Volley Channel, la tua domanda a Davide Marra. Ciao Davide. Salve. Allora, un passo indietro per farne due in avanti. L'ultima partita con Castellani, che tra l'altro io ho anche seguito da vicino, ha visto dopo la partita un certo entusiasmo di tutte le persone che eravamo lì. Seguendo i social nei giorni seguenti, ho visto che questo nostro entusiasmo, ma anche il vostro, è stato mal interpretato. Forse, ed era questa un qualcosa che ci tenevo a chiedere proprio a te, gli obiettivi iniziali del campionato non coincidono con quelli attuali, o secondo te era così scontato vincere a Castellano? Ma secondo me non era scontato vincere a Castellana, come non è scontata nessuna partita, perché penso che qualsiasi giocatore scende in campo con la voglia di vincere. E c'era tanto entusiasmo perché per noi era una partita importante, perché sapevamo che dopo avevamo un periodo di sosta ed era fondamentale sia per un aspetto anche psicologico, per affrontare bene questo periodo dove comunque abbiamo lavorato molto, ma soprattutto anche per una classifica. La partita non si era messa bene e penso che la squadra ha dimostrato anche in quell'occasione di reagire, di voler vincere a tutti i costi, e quindi diciamo, l'entusiasmo era dato per quello, ma soprattutto anche per l'importanza del risultato e per la classifica. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, come abbiamo sempre detto, per noi l'obiettivo principale è comunque quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. E stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. Nicola Galloro, Radio Onda Verde. La domanda è ripetuta quando ci si avvicina ad una partita contro le grandi: riuscirete a vincere almeno un 7? Ma noi ci proveremo con tutti noi stessi. Sicuramente fino ad adesso con le grandi abbiamo avuto un po' di difficoltà. Affrontiamo i campioni del mondo, sappiamo tutti il valore di questa squadra, sappiamo che vengono da tantissime vittorie sia in Italia che all'estero, quindi noi ce la metteremo tutta per prima cosa riuscire a fare una buona partita e una buona prestazione. Ci sono aspetti di vulnerabilità di Trento? Ma bella domanda. In questo momento sono anche in gran forma, giocano davvero molto bene, hanno un ottimo equilibrio in tutti i fondamentali, è una squadra di alto livello, ha giocato anche con squadre di caratura molto, molto importante e sembra, no, che facciano risultare un po' tutto molto, molto semplice. Come ho già detto, sono davvero molto, molto forti. Noi proveremo con umiltà a controbattere, diciamo, palla su palla, cercando di non mollare mai e riuscire comunque, ripeto, a fare una buona prestazione e comunque a metterli in difficoltà. Nanni Caselli, sempre Radio Onda Verde. Buon pomeriggio. Noi spesso sul 2-1 alla fine poi è finita 3-2 per gli avversari. Non siamo mai riusciti, spesso a non riuscire a di slancio sul 2-1 a chiudere le partite. È successo a Latina, è successo con Verona, è successo in più di un'occasione. Invece a Castellana siamo riusciti invece a invertire sotto di 2-1, seppur in modo, diciamo, turbolento, travagliato per tutto quello che è successo in campo, decisioni arbitrali discutibili. Lì invece siamo riusciti a ribaltare, non ci siamo fatti prendere dal nervosismo, dallo scoramento, siamo riusciti, forse anche con la rabbia, perché dopo quello che è successo in quel terzo set, credo che dentro di voi una dose di rabbia e di cattiveria c'era. Ecco, questo essere invece riusciti questa volta a ribaltare vuol dire tanto in funzione dei prossimi impegni?
Ma come ho detto prima, sicuramente anche quell'entusiasmo di cui si parlava era dato proprio da quella capacità di non mollare, che alla fine è stata comunque ripagata, che molte volte non per demeriti comunque nostri, ma anche diciamo dell'avversario, perché alla fine quando si arriva al tie-break è comunque un set più corto, deciso da uno o due palloni, da piccoli comunque episodi, abbiamo avuto noi la meglio in quel frangente. Quindi, ripeto, ha sottolineato ancora una volta che questa squadra ci crede sempre ed ha voglia comunque di vincere e di lottare ogni partita. Domande? Questa pausa forzata, pensi che sia stato un bene in questo momento per la squadra, oppure quel ritmo che si era preso nell'ultima partita poteva essere utile per affrontare il slancio delle partite successive? Come ho detto prima, era importante comunque arrivare a questa pausa con una vittoria e con un risultato positivo. Soprattutto perché comunque in questo periodo abbiamo lavorato tanto su alcuni aspetti che possono servirci per il proseguo del campionato. Abbiamo lavorato tanto cercando comunque di mantenere un ritmo alto, proprio perché sappiamo che già domenica ci sarà un livello di gara molto, molto alto. Quindi è importante per noi comunque rimetterci subito con la testa al campionato. Per voi di fatto inizia domenica il 2019, quali sono gli auspici? Prima si è parlato degli obiettivi, da escludere almeno per ora, è forse troppo eccessivo pensare all'ottavo posto e dunque al playoff? Ma penso che noi dobbiamo pensare a partita dopo partita, cercando di esprimerci al meglio e riuscire a fare, diciamo, più punti possibili, cercando comunque di raggiungere come prima possibile, diciamo, il nostro obiettivo, per poi comunque, diciamo, pensare a qualcos'altro. Però ripeto, per noi è importante pensare a domenica, poi la domenica prossima, quindi avere il focus su diciamo, partita dopo partita. Adesso abbiamo due partite interne consecutive, poi avremo Ravenna. Quanti punti secondo te possiamo tirare fuori da questi due set? A essere ottimisti, proprio ottimisti al massimo. Guarda, hai beccato quello meno. No, ripeto, per noi l'importante è cercare di giocare bene ed esprimere una buona pallavolo, perché penso che se si fa bene, diciamo, se si gioca bene, comunque i punti arrivano. Quindi l'importante per noi già a partire da domenica è rimetterci subito con la testa al campionato e cercare di non mollare palla su palla. Cosa si sente di dire al pubblico o a quelle persone che attraverso appunto questa conferenza stampa si aspettano per assistere a uno spettacolo che comunque resterà sicuramente uno spettacolo importante, è una giornata importante per questa società? Ah, sicuramente, come ho detto prima, arrivano i campioni del mondo, e per chi è un appassionato di questo sport, ma penso anche non solo, assistere a questa partita domenica sarà uno spettacolo. Per quanto riguarda noi, come ho detto, speriamo di fare una buona prova, comunque di non mollare e mettercela tutta. E sono sicuro che i nostri tifosi, la FOS e chi comunque ci segue sempre, ci sosterrà come lo fa già. Io sono 4 anni che sono qui, da 4 anni a questa parte, e saranno sempre lì comunque presenti a sostenerci. Quindi colgo anche, diciamo, l'occasione per fare un invito a venire comunque domenica e non solo, a seguire queste due partite molto belle ed importanti per noi. Bene, allora ringraziamo il nostro capitano Davide Marra per averci dedicato il suo tempo per questa conferenza stampa. Come sempre, grazie
ai colleghi che sono intervenuti, ai tifosi, agli appassionati che ci seguono sempre nei nostri appuntamenti, e vi aspettiamo numerosi domenica 13 gennaio, ore 18 contro Itas Trentino. Grazie.